Slarpa! Buon pomeriggio a tutti ragazzi, è il vostro Tommy che vi parla e che vi porta un nuovo video. Oggi siamo nella modalità gara online. La gara online del mese di aprile vede sfidarsi Pokémon facenti parte del Pokédex di Kalos, ovvero del Pokédex di sesta generazione. Nello schermo più grande, all'interno di questo nuovo video, vedrete i 6 Pokémon che comporranno il team. Abbiamo Greninja, Gyarados, Mewile, Gardevoir, Charizard e Garchomp. 5 su 6 sono possibili Mega Evoluzioni. Abbiamo Mega Gyarados, Mega Mewile, Mega Charizard e persino Mega Garchomp, perché nell'eventualità, nel caso dovesse servire, Mega Garchomp ci potrebbe regalare degli importanti KO. Ho provato il team su Pokémon Showdown e quello che ho appena detto è vero. È forse la Mega che meno serviva tra le Mega Evoluzioni inventate, però Mega Garchomp ha un attacco veramente molto più elevato del normale Garchomp. Mega Charizard X, per la precisione, sarà il nostro Charizard Mega. Poi Mega Gyarados e l'ovvio Mega Mewile. Gyarados lo potremo utilizzare anche in versione non Mega, visto che è ottimo già così. Mega Gardevoir non ha la Gardevoirite, perciò solo noi sapremo anzi che non si Mega evolverà, ma ha la Vulneropolis, per il semplice fatto che non sapevo che strumento assegnare a questo Pokémon, più Distorto Zona. Praticamente Gardevoir serve, essendo un muro fisico, 252-252 Bold, a sopportare qualunque colpo come fuoco carica di un Mega Charizard X Adamant, però non ha più uno perché altrimenti salta in aria Gardevoir, e regge qualunque cosa e piazza la Distorto Zona in favore di Mewile oppure di Garchomp o Gyarados, per esempio, che se non hanno la velocità boostata allora rimangono mediocri barra solo buoni in velocità. Il Pokémon in primis Greninja è quello da cui è partita l'idea di questo team. Greninja è un Pokémon che principalmente lo si vede come attaccante misto, e infatti questo Greninja lo è. È un attaccante fisico con 3 attacchi fisici più uno speciale, il quale è Gelo Raggio, ma solo 4 EVs in attacco speciale, mentre 252 in attacco. E le mosse fisiche sono Gank Shot, Sporco Lancio, Low Kick, Colpo Basso, e Rock Slide, Frana, per i tanti Charizard Y, ma va bene anche per Charizard X, anche se è quasi impossibile shottare Charizard X perché ha una bulk fisica abbastanza importante. Lo scopo di questo team è quello di divertirsi un po' con le dragodanze e di fare un buon punteggio in questa gara online di Kalos. Perciò, ora che vi ho spiegato il team, direi di cercare il nostro primo avversario. Ci saranno 3 lotte in questo video. 1568 Thomas, la mia versione inglese. Snorlax, Garchomp, Venusaur, Regislash, Rotom e Vivillon. Attenzione, questa è già una sfida molto molto complicata. Allora, dunque, sì, qui vedo bene Charizard X, perché lui ha Regislash, può danzare, però prima di tutto metterei le rocce con Garchomp, perché il suo Garchomp potrebbe avere il Focal Nastro, ma anche se in realtà è uno strumento molto più plausibile su Vivillon. E Garchomp è più veloce di Vivillon, tra l'altro. Però c'è il rischio che setti la eleganza e diventi un bel problema. Non è una sfida per niente facile. Dunque, Mewile, beh, direi di mettere Greninja alla fine. Sì, perché ha Low Kick, può fare malissimo a Snorlax. Il problema più grande, dovesse andare KO Charizard del suo team, sarebbe Venusaur barra Mega Venusaur. Chiaramente si mega evolverà in quanto lui non ha il sole e quindi non utilizzerà Venusaur con clorofilla. Sì, direi che possiamo cominciare. Primo Garchomp, secondo Charizard e terzo Greninja dotato di... anzi, scusate, munito di Focal Nastro. È un revenge killer fantastico Greninja. Partiamo con la prima sfida. Tra l'altro 1568 punti, quindi un avversario dal punteggio abbastanza avanzato per essere solo la prima lotta. Garchomp! È Scarf?
Questo è un bel problema, perché se Scarf noi perdiamo un Pokémon e rischiamo veramente di fare una figura barbina fin dal primo turno, perché se perdiamo Chomp a causa del suo oltraggio passiamo in svantaggio. Non posso mettere Charizard e Greninja perderebbe il Focalnastro. Quindi io piazzerei le rocce, cosa che potrebbe teoricamente fare anche lui. Nella gara di Sino l'avevo utilizzato con il Focalnastro. Oh, benissimo! O ha vinto la Speed Tie o è Scarf. Quindi Garchomp salta letteralmente in aria. Però perde qualche punto con il Cartavetro. Ok, partiamo peggio che penso non si potesse. Lui adesso è bloccato su oltraggio. Questo significa che noi possiamo mettere Greninja, che però purtroppo perderà il Focalnastro. Ed è un peccato. Ma non possiamo mettere Charizard. Sono sicuro che dietro avrà Vivillon. Quindi gelo raggio. No, ha azzeccato la Speed Tie. Ha avuto una fortuna assurda. Ah, benissimo. Anche perché se Vivillon setta la Eledanza con il bonus del Focalnastro, che gli permette di reggere per almeno un turno un colpo dopo che ha utilizzato Sonnifero, beh, noi siamo messi veramente male. Aegislash Greninja non lo può toccare per il semplice fatto che Greninja non ha Nero Pulsar. E a noi Garchomp vivo ci serviva. Bene. O tentiamo di congelarlo. La vedo malissimo questa partita, anche perché sono sicuro che dietro lui abbia Vivillon. Diciamo che ricopre il ruolo del nostro Greninja. Non penso che andrà a fare scudo reale. Noi dobbiamo tentare un Axe. Gelo raggio. Lui da qui capisce che non ci possiamo difendere più di tanto. Facciamo un buon danno nel complesso. Infatti è un crit. Aegislash attiva Accendilotta e utilizza Spada Solenne, predicando il tipo buio di Nero Pulsar, non attivando tra l'altro il nostro Focalnastro. Questo significa che è un Aegislash speciale, ma con una mossa fisica. Adesso visto che, considerato che avrà come strumento sicuramente Vulnero Polizza, io potrei fare questa cosa qui. Mi rischio Charizard, gli danzo in faccia e vado di fuoco carica. Vediamo se lui protegge. Sarebbe la cosa migliore, sarebbe la cosa più intelligente. E invece no, ha fatto furtivombra. Ha fatto furtivombra perché ha capito che non avevamo la mossa. Ok, mega evoluzione e drago danza. Se lui non protegge, perché è vero che ha meno 2 fuoco carica di Charizard X, ho fatto il calcolo su Showdown, non tira giù Aegislash, però a rigor di logica ora come ora sarebbe quasi meglio attaccare. È un 50-50 questo è Aegislash, però secondo me lui si protegge, quindi possiamo danzare. Vediamo. Si è protetto, molto bene. Noi abbiamo danzato, questo significa che al prossimo turno lo metteremo KO. Drago danza. A meno che lui non abbia intenzione veramente di cambiarlo. Vediamo cosa ha intenzione di fare. È chiaro che secondo i calcoli è andato tutto bene e Aegislash farà una finaccia. A meno che non azzecchi un secondo scudo reale, oppure non lo cambi, ma con Rotom io direi di utilizzare fuoco carica a questo punto. Utilizzerà furtivombra nemmeno per fare qualche danno e sperare che Charizard vada al KO con il recoil. Salta Aegislash, molto bene.
Rivillon. L'avevo detto, ok. Qui basta una semplice nitrocarica. Ragazzi, qui l'abbiamo persa purtroppo, perché lui resisterà con il focalnastro. Quindi noi, per forza di cose, nitrocarica. Almeno ci aumentiamo la velocità fra eleganza. E ci sterminerà anche Greninja. Capito perché lui... Oh, non ha il focalnastro. Assurdo. Rivillon senza il focalnastro aveva vinto, perché faceva spora e le danza se non mi svegliavo, perché c'era ancora quella, diciamo, condition. Lui mi avrebbe attaccato con Tifone Charizard, l'avrebbe messo KO e avrebbe attaccato Greninja. Prima che Greninja stesso attaccasse, avrebbe terminato il match con una vittoria. Sì, nel suo team, al di fuori di Rivillon e Chomp, non c'erano Pokémon che potessero tenere il focalnastro. Garchomp ha vinto la Speed Tie e probabilmente vuoi vedere che veramente ce l'aveva lui il focalnastro, mentre Rivillon aveva un altro strumento che non so quale possa essere. Chiaramente farò un video di resoconto, come ho fatto per le altre gare online, e scopriremo quale altro strumento un Rivillon possa tenere al di fuori del focalnastro. Giulia, francese, dalla Costa Azzurra, 1458. Ah, 5 Pokémon, attenzione, però non... No, perché quando capita anche una squadra incompleta c'è casi che abbia solo dei Pokémon per partecipare. Invece qua sembrano competitivi. Lucario, Weavile, Blastoise, Flygon, perché ha ottenuto Dragodanza col passaggio da Sun e Moon a Ultra Sun e Ultra Moon, e Politoed. Ok. Occhio a Bruciapelo di Blastoise, non solo a quello di Weavile. Anche qua importanza di Levito Roccia non si conta. Qui ci vedo bene Meowile. Allora, potrei cominciare con Gardevoir, piazzare la Trick Room, sperare che me lo metta a KO nel giro di uno, massimo due turni. Mettere in campo Meowile e fare almeno 2 KO. E infine potrei piazzare un Gyarados, che mi sembra una buona idea contro il suo team. Ho dei dubbi adesso. Charizard forse. No, piazziamo Gyarados e intimidiamo. Primo, secondo e terzo. Cominciamo così. Sembra più una strategia difensiva, ma in realtà ha il suo perché. Perché se Gardevoir subisce una mossa super efficace, si attiva la Vulnerapolis e quindi va a guadagnare un KO. Anche perché parte con 146 di attacco speciale, che non è assolutamente poco, considerando che è un Pokémon difensivo. Dentro Blastoise per la nostra avversaria. Blastoise contro Gardevoir. Blastoise ha nel totale 280 punti in velocità, Gardevoir 284. Questo significa che piazzando la Trick Room gli diamo un leggero vantaggio. Ma se vogliamo giocare Mega Meowile, dobbiamo piazzare la Trick Room. Volevo farlo quieto, alla fine l'ho fatto sicuro, perché mi sono detto tanto non serve farlo quieto, non ci sono Pokémon che lo possano mettere così in difficoltà. E in questo caso forse serviva. Chissà se... Distorto zona, no, stavo pensando, chissà se mi regge un turno, riesco a fare destino obbligato, perché non sarebbe male come idea. E poi facciamo entrare Meowile. Cannon flash, no, purtroppo non reggeremo, è super efficace e infatti fa dei danni poco più pesanti. Si attiva Vulnerapolizza. Chissà se questo Blastoise è usato in velocità. Perché se è stato in velocità, Gardevoir a questo punto ha un vantaggio non indifferente. Dunque, Vulnerapolizza. Io tenterei anche un destino obbligato. Destino obbligato. Sì, ottimo, benissimo. Gardevoir vince la gara in velocità con Blastoise avversario, che lo va a sciogliere con questo cannon flash. Quindi destino obbligato, porta via
purtroppo dopo il KO che Gardevoir ha subito, il suo avversario. Perfetto. Dentro Meanwhile, ora o mai più. E abbiamo ben tre turni di Trick Room. Meanwhile, Flygon, che si va a beccare la prepotenza. Occhio perché Flygon è anche un attaccante speciale. Carineria. Entra. Flygon salta in aria. 2 a 1 per noi. Abbiamo rimontato. E ora c'è l'ultimo Pokémon tra Weavile e Lucario. Come Revenge Killer è sicuramente meglio Weavile, perché può tenere il fuoco al nastro. Mentre Weavile, scusate, Lucario è meglio che effettui la mega evoluzione. Stavo pensando, Carineria Stabata va a 135, Rogodenti 65 per 2 fa 130, quindi meglio Carineria. Non si mega evolve. E va giù. Perfetto, due vittorie per la squadra di Valencia. Abbiamo sconfitto Giulia. Non ha mega evoluto nessun Pokémon, forse ha partecipato a questa gara online semplicemente per ottenere i 50 punti lotta che vengono regalati alla fine della competizione. Direi che c'è poco da dire, è andato tutto bene in questo match e in un certo senso anche in quello di prima. Dalla Germania Etienne, 1547 punti, Gengar, Greninja, Charizard, Venusaur, Garchomp e Lucario. Come noi, 5 su 6 si possono mega evolvere. E anche qui una Levito Roccia non guasterebbe. Non guasterebbe perché Greninja, come ho detto, con il focal nastro è una threat veramente devastante. E qui sarebbe non malvagio piazzare veramente una distortozona. Però io ho paura, se parto con Garchomp che mi capiti Greninja, se parto con Gardevoir che mi capiti Mega Gengar o Mega Lucario o anche Greninja. Sarebbe quasi quasi non male partire con Gyarados, mi viene in mente, perché Gyarados può danzare, diventa più veloce di tutti e teoricamente non dovrebbe soffrire troppo nessuno al di fuori di Venusaur. Tra l'altro possiamo anche non mega evolverlo, quindi... Sì, in queste partite conta molto un Focus Sash, una Levito Roccia. Sono veramente indeciso. Facciamo Gardevoir e Meanwhile. Primo, secondo e terzo. Sì, è vero. Soffriamo Venusaur, però con Gardevoir già il problema viene leggermente alleviato. Anche perché se va a subire una fangobomba, regge. E vede raddoppiare il proprio attacco speciale. Quindi psichico a potenza raddoppiata. Mega Venusaur potrebbe anche metterlo KO a vita piena. Dentro Gyarados, che va ad intimidire uno dei suoi avversari, ovvero Charizard. Non male. Eh no, non male, perché adesso se lui danza è vero che diventa più veloce. Però è possibile anche che non becchi il KO. Però avendo lui Venusaur mi può venire in mente anche che... Sì, è un Charizard Y. Ok. Piazzo la Dragodanza? Sì, però senza Mega Evolvere. In questo turno senza Mega Evolvere. È un Y. È più veloce di noi, ma adesso noi diventiamo più veloci di lui. Sì. Sarebbe stato meglio cominciare con Chomp per piazzare le rocce. Un motivo per cui ha messo Charizard Y per primo è che, essendo debole per 4, non avrebbe... Non sarebbe dovuto poi entrare, ecco. Va di Solar Raggio. Che fa meno di mezza vita Gyarados. Mi aspettavo di più.
Mi aspettavo di più. È vero che Gyarados è un bulchettone, in difesa speciale, però. Adesso. Se io faccio cascata, c'è possibilità che non lo metta KO. Senza mega evoluzione. Con l'evoluzione, con la mega evoluzione, purtroppo non ho fatto il calcolo. Sembra bulky, però. Perché se io mega evolvo e becco un altro solar raggio, mi parte Gyarados. Quindi potrei tentare una cascata. E io vado. Waterfall. Purtroppo non becchiamo il KO, però lo facciamo tentennare. Che bella cosa. Tentennare. Adesso. Adesso. Se lui decidesse di cambiare, mettesse Venusaur, cascata non avrebbe molto senso, però. Io potrei tentare un gelo denti a mio rischio e pericolo. E lo faccio. Ha ritirato Charizard per mettere Greninja. Ah, ok. È Scarf che prende un gelo denti in faccia e vede rompere il proprio focal nastro. Ok, non possiamo sapere se è Scarf, purtroppo. Però se lo è, si blocca su una mossa. E questa mossa o è laccio erboso o è colpo basso. Non vedo motivi di mega evolvere il mio Pokémon. Anche se in realtà potrebbe pescare una frana. Sto pensando a quali altre mosse Greninja può lanciare contro un Gyarados non mega. Dunque, debole alla roccia, frana e ha per 4 l'elettro. Introforza elettro ne dubito e non ha mossa elettro. Quindi, ora come ora starei a fare un altro terremoto senza ancora mega evolvere. Earthquake. Siamo più veloci. Peccato. Salta Greninja. Brutto colpo. Non so se ce n'era bisogno, eh. Non so se ce n'era bisogno. So che resista più uno da Gyarados Jolly a vita piena. Ma con quel danno di gelo denti, ho qualche dubbio. Dentro Chomp. E a questo punto sono libero di mega evolvere, cercando anche di resistere a una sua mossa. E utilizziamo gelo denti. Mega Gyarados, rompi forma. Gelo denti. Non è Zash, lo era sicuramente Greninja. La luce solare torna normale, rientrerà Charizard Y che rimetterà il sole, ma la partita terminerà qui. Purtroppo quel tentennamento è stato abbastanza decisivo, mi viene da dire. Voglio un attimo pensare, dunque. Lui mi avrebbe attaccato se non avesse tentennato. Onesto che non si ritira. Io l'avrei tirato giù. Lui avrebbe messo comunque Greninja, che con Acqua Lama e Furtivombra, le sue mosse di priorità, non mi avrebbe messo KO. Greninja sarebbe rimasto in piedi. Io avrei lanciato in campo Gardevoir, che però sarebbe stato mandato KO nel caso l'avesse avuto da sporco lancio. Mi sarebbe rimasto Mewile da mega evolvere, perché non avrei mega evoluto Gyarados davanti a Greninja se fosse andata come ho detto, come ho mostrato. Perché anche se è un muro fisico, regge pochissime volte sporco lancio Gardevoir. Se l'avesse retto, avrei piazzato la distorto zona, avrei messo termine alla partita. Anche con Gardevoir stesso. Sì, penso che l'avrei vinta comunque io. Ragazzi, questa è stata una puntata di Gara Online. Come ho promesso sulla mia pagina Facebook, avrei portato un episodio
E quindi direi di salutarci qui. Mi raccomando, commentate nella zona, riservate commenti, mettete mi piace al video, condividete, iscrivetevi al canale e giudicate la squadra e le lotte che ho fatto. Grazie mille per avermi seguito. Buon proseguimento a tutti. Ciao ragazzi.